Della visibilità, Arci Lesbica ne fa un caposaldo, strumento contro l'occultamento che le lesbiche subiscono, incasellate in un'ottica eterosessista e patriarcale, che riduce le donne a corpi da esibire e mercificare, da violentare ed uccidere, dimenticandosi della loro essenza, della loro capacità di essere, di amare, di desiderare. Oggi Arci Lesbica Colquiglia Treviso, nata nel 2009 da donne forti e tenaci, festeggia qui a Vicenza con tutte e tutti voi la realtà LGBTQI che in Veneto si sta affermando e prendendo consapevolezza di sé, della sua importanza e della sua forza, e che vuole impegnarsi per il raggiungimento della parità dei diritti. Noi di Arci Lesbica Colquiglia ci presentiamo a tutte le donne che desiderano un luogo sicuro dove potersi esprimere e confrontare, condividendo esperienze, impegno e voglia di guardare avanti. Confermiamo qui il nostro desiderio di continuare e far sentire la nostra voce, mostrare e proseguire la nostra azione culturale e politica in una Treviso finalmente liberata dopo il ventennio leghista che ci ha viste costrette. In uno stallo senza spazi e senza dialogo, ai margini della Roccaforte Verde. Basta con la politica, con quelli tutti idiota. Il neo sindaco ha promosso il registro delle unioni di fatto, per lui segno di grande apertura e di civiltà giuridica. Speriamo che questo sia il primo passo che porti l'istituzione e le associazioni LGBTQI ad una collaborazione per una città aperta ed inclusiva. Noi ci proponiamo sul territorio trevigiano con iniziative che abbiano un focus privilegiato sulle donne e sulle lesbiche, per creare informazione, per abbattere i muri del pregiudizio e della differenza, con l'apertura e la cultura. Il circolo è e vive di ogni socio che lo anima, ed è fondamentale che in una città come Treviso possiamo essere punto di riferimento e luogo di incontro e di crescita per le lesbiche che vogliono farne parte. Di traguardi da raggiungere ce ne sono ancora molti, ne siamo consapevoli e non smettiamo di lavorare in questa direzione, ma quello che ci preme di più da sempre è lasciare la porta aperta ad accogliere qualunque donna abbia il desiderio, la necessità o l'interesse di camminare con noi. Noi non vediamo l'ora di continuare, perché noi lesbiche resistiamo! Brava! Grazie mille.